Buonasera a tutti, buonasera innanzitutto al Presidente François Hollande, alla sua delegazione, alle amiche e agli amici francesi che condividono con noi questo appuntamento così importante tra i nostri paesi. Oggi abbiamo sentito in Piazza San Marco l'inno nazionale francese, la Marsigliese, con tutta la sua bellezza, la sua forza, assieme all'inno nazionale italiano, ma per molti di noi un brivido è corso lungo la schiena, pensando all'ultima volta in cui questo inno fu suonato in questa piazza. Era il giorno del funerale di Valeria Solesin, la sua famiglia volle ricordare, anche attraverso l'inno nazionale francese, non soltanto attraverso l'inno nazionale italiano, la scomparsa di Valeria. Ecco, noi oggi siamo qui, l'8 di marzo, facciamo gli auguri a tutte le donne, ma siamo qui l'8 marzo a Venezia, innanzitutto per ricordare questa giovane vita di questa città, spezzata a Parigi dal terrorismo, dall'attentato barbaro che ha colpito il Bataclan, e insieme a François abbiamo ricevuto e siamo stati il dono di un incontro con la famiglia di Valeria Solesin, la famiglia del suo fidanzato Andrea, ricevendo parole di intensità e di bellezza davvero, davvero significative. Ecco, vorrei partire da qui, nel accogliere la delegazione francese, nel presentare alla stampa i nostri risultati. Abbiamo, e sono molto felice di tutto questo, avuto l'occasione di donare un messaggio di vicinanza, di affetto, ma soprattutto di ricevere un messaggio di vicinanza e di affetto dalla famiglia di Valeria. La memoria di Valeria resta viva attraverso 6 borse di studio all'anno per giovani ricercatori nel campo della demografia e della sociologia, che erano gli ambiti di studio di Valeria alla Sorbonne, e credo che sarà molto interessante come questo programma sarà portato avanti in collaborazione tra i governi francese e italiano. È un piccolo atto che vuole dimostrare il nostro desiderio di non darla vinta ai terroristi e di continuare a combattere insieme per la libertà, per i nostri valori, per la possibilità di avere un futuro. E credo da questo punto di vista che quei terroristi che cercando di distruggerci hanno voluto colpire Parigi, quindi la Francia, quindi l'Europa, quindi il mondo, devono sapere che c'è una risposta forte di tutte le comunità civili, e da questo punto di vista credo che sia stato interessante il bilaterale anche per gli aspetti di valorizzazione che reciprocamente abbiamo voluto sottolineare nei settori della politica estera, della politica di difesa, degli interni. Francia e Italia condividono molte battaglie comuni sulle questioni della lotta al terrorismo internazionale, ma anche della costruzione di un modello culturale che sia un modello capace di dare una risposta alle ansie delle donne e degli uomini del nostro tempo. Molto apprezzato quando il Presidente Hollande ha, nel ricordare le vittime del Bataclan, sottolineato come noi avremmo continuato tutti insieme con la musica, con il fracasso, con l'attenzione ai nostri valori, con il continuare quella battaglia. Il vertice che abbiamo tenuto oggi e che continueremo all'ora di cena è il primo dopo l'importante appuntamento della COP21, la conferenza sul clima che la Francia ha organizzato. Voglio fare i miei complimenti al Presidente Hollande, ai suoi collaboratori, ai suoi ministri, per la splendida organizzazione, per i risultati molto importanti e ambiziosi che abbiamo ottenuto. Credo che la firma che si terrà a metà aprile al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite degli accordi di Parigi sia davvero un passo in avanti particolarmente interessante e significativo. Abbiamo discusso di questioni internazionali varie, le questioni legate alla Siria. Domenica Jean-Marc Ayrault, il ministro degli affari esteri francese, riceverà i suoi colleghi, tra cui Paolo Gentiloni, per continuare una discussione anche assieme al segretario di Stato John Kerry. Abbiamo discusso di Libia, abbiamo discusso delle questioni dei rifugiati, che ieri ci hanno visto impegnati in un lungo
molto lungo, vorrei dire troppo lungo, vertice europeo, e abbiamo discusso della necessità di dare una risposta sui terreni della concretezza, in particolar modo sulla corretta gestione dei flussi migratori e anche sulla capacità dell'Europa di mostrarsi in grado di dare una risposta per il futuro. Lo dico pensando a alcune delle discussioni che abbiamo avuto in questo periodo. Noi siamo molto felici di poter fare tutto il nostro sforzo per scrivere una pagina nuova nei rapporti tra Unione Europea e Turchia, e allo stesso tempo diciamo con molta nettezza, con molta forza, che la libertà di stampa è un valore straordinario per la Francia, patria della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, per l'Italia, per tutte le donne e gli uomini che credono nei valori costitutivi dell'Unione Europea. Abbiamo anche discusso in particolar modo dell'attenzione alla questione balcanica. Io credo che abbiamo molti paesi con cui possiamo lavorare insieme, a cominciare dall'Albania e da altre realtà dei paesi balcanici, e abbiamo approfondito la necessità di un sistema europeo che sia in grado di valorizzare la crescita, l'innovazione e il futuro. Infine, e sono davvero molto rapido anche per poi lasciare spazio dopo l'intervento del Presidente Hollande alle vostre domande, permettetemi di dire che la scelta di Venezia ha anche un valore simbolico, non soltanto in memoria di Valeria, non soltanto perché è l'8 marzo, ma anche perché ci richiama alla bellezza. Noi discutiamo molto in Europa delle grandi questioni economiche, della crescita, della necessità di non essere soltanto austerity, di non essere soltanto numeri, ma di essere anime, valori, ideali, sogni, speranze. Bene, Venezia è tutto questo, questa straordinaria città che è una meraviglia nel mondo, ci richiama, e lo fa anche questo salone, a ricordare che cos'è la Francia, che cos'è l'Italia, che cos'è l'Europa. Perché se oggi il mondo ha bisogno di qualcosa di particolarmente grande e significativo, beh, la Francia e l'Italia possono dare una risposta. È per questo che insieme stiamo lavorando su un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale internazionale, ed è per questo che stiamo lavorando perché il senso profondo dell'identità che i popoli europei esprimono trovi nella bellezza e nei valori che essa rappresenta una occasione concreta di rinascita e di ripartenza. Insomma, noi non ci rassegniamo a un'Europa che sia fatta soltanto di cifre, di parametri, di regolette, ma deve essere un'Europa che ha innanzitutto valori, ideali, speranze. Quello che hanno portato Francia e Italia ormai quasi 60 anni fa a costruire le comunità europee da cui poi è nata l'Unione Europea, è quello che porta i nostri popoli ogni giorno a vivere in un sentimento di amicizia, di fraternità, di libertà e un sentimento di aspirazione verso ciò che è bello, verso ciò che è grande, verso ciò che è importante. Ecco, con questo spirito voglio dare il benvenuto a François a Venezia. Non è il primo incontro che facciamo in Italia, ovviamente non sarà l'ultimo, ci vedremo e continueremo a vederci a lungo anche con altre vesti istituzionali o politiche. Sabato saremo suoi ospiti a Parigi per l'appuntamento dei socialisti europei, però quello che voglio dirgli oggi, accogliendolo qua come Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, è il senso di gratitudine per la consueta e storica amicizia tra i nostri popoli, ma anche il senso dell'urgenza per ciò che aspetta, per ciò che i nostri governi dovranno fare nei prossimi mesi, perché la ripartenza dell'Europa, la sfida culturale, l'affrontare insieme le grandi questioni migratorie e il rischio del terrorismo richiede due paesi, richiede due popoli, richiede due governi in grado di far fronte alle sfide di una storia che ci chiama a nuove e più difficili e talvolta anche inquietanti responsabilità. Ecco, con questo spirito, caro François, benvenuto a Venezia, benvenuto in Italia, a te la parola e grazie ancora per aver gestito davvero in modo straordinario non soltanto COP21, ma questa difficile fase nella vita del nostro continente. Signor Presidente del Consiglio italiano, caro Matteo, è il 33esimo vertice italo-francese.
e si tiene qui, a Venezia, un luogo magico. Questo palazzo è magnifico e illustra quello che noi portiamo avanti insieme, una storia, una grande storia, ma anche una volontà che i valori che abbiamo voluto condividere e spingere per l'Europa siano anche quelli dell'umanità. È la speranza sicuramente che avevano coloro che hanno costruito questo edificio meraviglioso. Non lo costruivano per sé, lo costruivano per il mondo. Pensavano di essere al centro del mondo, ma oggi è il mondo che viene nel cuore delle nostre città. E è nel momento in cui esprimiamo questa gioia, questa felicità di essere qui, italiani e francesi, riuniti, è contemporaneamente la tristezza che ci assale, perché abbiamo incontrato la famiglia di Valeria, che è una delle vittime del terrorismo. Era al Bataclan quel 13 novembre. E i suoi genitori e anche la famiglia del fidanzato sono venuti, erano presenti per dirci che erano consapevoli di aver vissuto un dramma, ma che era l'Europa ad essere stata colpita, la libertà. E noi vogliamo che questo vertice possa aprirsi su un messaggio. Il messaggio che Valeria stessa voleva rivolgere. Siamo l'8 marzo, è un messaggio per le donne, per la parità, per la dignità. Valeria lavorava su una tesi, voleva capire come in Francia fosse possibile conciliare vita professionale e vita familiare, in modo che poi anche le politiche pubbliche potessero essere decise in Italia. E quindi Matteo ha deciso con i nostri ministri di poter avere una borsa di dottorato da offrire a dei giovani nell'ambito dell'Università Franco-Italiana, in modo che il lavoro di Valeria possa essere portato avanti. Si tratta semplicemente di una borsa di dottorato, ma in realtà va ben al di là. Significa che abbiamo fiducia nella ricerca, nelle conoscenze, nel sapere. E che Valeria in un certo modo potrà vedere continuare il proprio lavoro con altri. Evoco il dramma perché il dramma c'è in Siria, in Iraq, in Libia, e durante questo vertice abbiamo necessariamente lavorato su tutti questi temi, i nostri ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa. Hanno lavorato su questi temi. In Siria, con Matteo abbiamo riunito i nostri sforzi e vi è un cessate il fuoco. Ma è fragile e non basta come tale. Dobbiamo utilizzare questa tregua perché vi sia un negoziato, che questo negoziato possa sfociare su una transizione politica. Dobbiamo parlare a tutti. Ieri abbiamo parlato con il primo ministro turco, ci siamo volti verso la Russia, verso gli Stati Uniti, abbiamo avuto contatti con l'Iran, con l'Arabia Saudita, con tutti coloro che possono contribuire a riunire tutti i protagonisti intorno a un tavolo negoziale per trovare una via d'uscita. E la via d'uscita è ripristinare l'unità della Siria, garantirne la stabilità e la democrazia. Un lungo iter. E al contempo significa anche lottare contro il terrorismo, contro l'ISIS. E
Abbiamo detto che il nemico è unico, è il terrorismo, e che se ci devono essere ancora delle azioni da portare avanti in Siria sarà contro Daesh, contro ISIS e solo contro Daesh. E poi abbiamo parlato della Libia. So quanto è coinvolto Matteo. Vorremmo fare di tutto perché ci sia finalmente un governo in Libia, perché questo governo possa poi appellarsi alla comunità internazionale per richiedere appoggio, per garantire la sua sicurezza. Però, ancora una volta, anche qui deve essere portata avanti la lotta contro Daesh, perché noi osserviamo chiaramente quello che è in grado di fare Daesh dalla Libia in Tunisia. Ieri c'è stato questo attentato con molte vittime e che è stato anche il segno delle capacità di Daesh, anzi colgo l'occasione per testimoniare la solidarietà della Francia nei confronti dell'Italia dopo le due vittime che purtroppo avete dovuto contare in Libia. Dobbiamo agire, l'Europa deve agire, ma i nostri paesi con questa partnership devono mostrare che sono in grado ancora una volta di portare avanti delle iniziative in Libia, in Siria, a lottare contro il terrorismo. Questo presuppone prendere decisioni a livello europeo, ma queste decisioni sono state prese, bisogna attuarle. Ogni paese deve fare questo sforzo. Tutti i file devono essere collegati, dobbiamo avere questa capacità di poter sorvegliare gli spostamenti, in particolare dei foreign fighters, che sono una costante minaccia per i nostri paesi, per tutti i paesi. Quindi ancora una volta partenariato tra Italia e Francia e lavoro a livello europeo. Ieri vi è stato un Consiglio europeo e Matteo ha ragione, ha detto che è stato lungo, molto lungo, a tal punto che alcuni dei nostri obblighi sono stati annullati, anche se per una causa essenziale, cioè fare in modo che finalmente i tre principi che abbiamo fissato, la sicurezza per le frontiere esterne, il dispositivo dei guardie frontiere, navi della NATO che possono cooperare con le autorità turche, che ci sia un meccanismo di riammissione, quindi la cooperazione con la Turchia che è essenziale, e infine l'aiuto alla Grecia. Ecco, questi sono i principi definiti durante la notte, ma bisogna prendere delle decisioni e dovremo tornarci al prossimo Consiglio europeo. Dobbiamo rimettere in atto i meccanismi di Schengen e non cedere alle decisioni unilaterali. Questo è stato anche lo spirito dell'Italia e della Francia durante questo Consiglio europeo di ieri. E durante il colloquio odierno, che continuerà, abbiamo parlato dei rapporti bilaterali. Sul piano economico vi ricordo che l'Italia è il secondo partner commerciale della Francia, l'Italia e viceversa, e quindi dobbiamo portare avanti questi rapporti economici. Oggi abbiamo firmato un nuovo testo che avviano i lavori per la Lione-Torino. È un tema che anima i vertici franco-italiani da 20 anni circa. Matteo, ecco, forse noi saremo coloro che hanno messo fine a tutte le preparatorie e hanno lanciato i lavori. Dire che ci saremo per l'inaugurazione è un po' troppo presuntuoso da parte mia. Matteo è molto più giovane, magari potrà vivere questo momento. Ma insomma, ormai i lavori sono avviati e siamo finalmente pronti a vedere diventare una realtà questo progetto. Vorrei concludere su alcuni temi comuni. Il tema della gioventù, perché abbiamo voluto che ci fossero sempre più scambi tra i nostri paesi, in particolare il servizio civile, perché ci sarà questa cooperazione, la prima in Europa, in quanto abbiamo nei nostri due paesi questo servizio civile, e quindi abbiamo pensato che fosse opportuno avere degli scambi. E sulla gioventù, come ho detto, anche per l'Europa, abbiamo portato avanti
questa idea e continueremo a farlo. E poi il tema della cultura, non soltanto perché siamo due grandi paesi con una cultura molto viva, ma perché dobbiamo tutelare i beni culturali, e anche qui abbiamo istituito un partenariato per poter proteggere i beni culturali dei paesi che sono appunto in pericolo, perché i terroristi non distruggono soltanto le vite ma anche le memorie. E poi abbiamo una volontà, cioè che l'occupazione e la crescita siano prioritari in Europa. Anche qui abbiamo coordinato i nostri punti di vista, e sul testo che abbiamo preparato per questo vertice diciamo che la zona euro, una volta che ha risolto i suoi problemi, deve fare in modo, una volta che appunto i nostri deficit si sono ridotti, dobbiamo fare in modo che la crescita possa essere davvero la priorità comune in Europa. Ne abbiamo bisogno per poter ridare questa speranza. La speranza non verrà semplicemente da un tasso di crescita, verrà da valori, da principi, e non dimentico mai di ricordare che l'Italia e la Francia hanno una responsabilità particolare, perché noi abbiamo avuto in eredità dalla storia, dalle generazioni precedenti, la conclusione del Trattato di Roma e l'ideale europeo. Quindi sta a noi, Italia e Francia, ricordare sempre questo impegno e ravvivare sempre la fiamma. Ne abbiamo bisogno, e grazie per questa accoglienza straordinaria. Non so per il collegamento Torino-Lione, penso che finiremo insieme. Sono io. Buonasera, Philippe Ridet, Le Monde. Una question pour François. Una domanda a François Hollande e una breve domanda a Matteo Renzi. Domani, François Hollande, ci sarà una manifestazione a Parigi contro la legge sul lavoro. Tra i manifestanti ci saranno molti giovani di cui lei ha fatto una priorità nel suo quinquennato, e quindi ha un messaggio da trasmettere a questi giovani. Infine, Matteo Renzi, lei, dietro di lei ha questa riforma sul lavoro, lei ha un consiglio, un suggerimento a dare alla sua controparte francese su questo tema in particolare? Grazie. Dirò ai giovani che in ogni caso hanno ragione di voler avere un futuro migliore del loro presente, di quello che i loro genitori possono vivere, cioè una disoccupazione troppo elevata, una precarietà troppo forte. Quindi io ho una responsabilità da ormai 4 anni, ovvero prendere tutte le decisioni necessarie per consentire ai giovani di avere maggiore stabilità nell'occupazione, non necessariamente nello stesso posto di lavoro, ma nella loro vita professionale. E dare anche alle aziende di assumere maggiormente, e quindi garantire questa sicurezza professionale per gli uni durante tutta la loro vita, e questa flessibilità per le aziende, perché vivano quanto più a lungo possibile e possano essere quanto più dinamiche possibili. Ho scelto anche l'educazione, l'insegnamento superiore, anzi è la priorità sul piano budgettario, perché è la cosa più essenziale per i giovani, e fino alla fine di questo quinquennato continueremo a fare educazione, formazione, insegnamento superiore la nostra priorità. Infine, penso che per molti giovani che non conoscono necessariamente un testo, che d'altronde non è stato ancora adottato in Consiglio dei Ministri ma è ancora in discussione con le parti sociali, per molti giovani
È fondamentale poter avere una visione, una speranza, e questa speranza non è soltanto tramite riforme legislative che l'avranno, ma noi cosa possiamo fare? Siamo in grado di creare questa fiducia? Io penso che oggi, attraverso il processo LITER che abbiamo lanciato, di dialogo, di concertazione con le parti sociali, ma anche di riforme necessarie, possiamo evitare queste fratture, perché la cosa più grave, ed è quello che poi era la base del patto sociale, è che nessun altro verrà a sostituirli. Quindi io credo che bisogna lasciare il tempo della discussione, della concertazione, e che verrà il tempo della decisione, e quel momento sarà offerto ai giovani perché abbiano un posto più ampio nella nostra società e soprattutto un miglior avvenire. Consigli da dare? François sa perfettamente cosa serve alla Francia e cosa no, e con lui il suo governo, dunque nessun consiglio. In Italia, lo dico ai giovani francesi, le cose hanno funzionato. Più 764.000 contratti firmati a tempo indeterminato. E noi siamo abituati a dare i numeri, le cifre, però dietro quei numeri ci sono delle storie, ci sono delle coppie che finalmente comprano casa, che finalmente fanno un figlio, che guardano al futuro con meno paura. Ecco, se dovessi dirla così, ai giovani europei, vorrei dire europei, quindi italiani, francesi e del resto del nostro continente, che il futuro forse è un pochino più difficile di come ce l'hanno raccontato, ma il futuro è anche molto più bello di come ce lo stanno dipingendo. E quindi non sempre aver paura delle novità aiuta. La novità talvolta è capace di cambiare la vita davvero, quindi in bocca al lupo per la legge sull'impiego, la legge sul lavoro, e naturalmente da parte nostra in Italia c'è ancora molto da fare, perché molte sono le riforme che ancora dobbiamo portare avanti con grande determinazione, c'è ancora moltissimo da fare. Buonasera, sono Gavino Moretti del giornale Radio Rai. Una domanda per entrambi i presidenti, e torno sulla Libia, perché oggi c'è stato l'ennesimo rinvio del Parlamento di Tobruk sul voto di fiducia per un nuovo esecutivo. Volevo chiedervi, a fronte di una situazione grave, se ci fosse una situazione di paralisi prolungata, che cosa si può fare mentre continuano, rimbalzano ancora voci dagli Stati Uniti, sul New York Times, di ipotesi di raid militari, parlandone anche con gli alleati europei. Credo che la formazione di un governo in Libia sia una priorità innanzitutto per i popoli e il popolo della Libia, per le tribù della Libia, per le famiglie della Libia. Dunque, nonostante le difficoltà che ancora oggi si sono manifestate, la comunità internazionale, perché così ha deciso l'ONU, farà di tutto perché il governo finalmente possa ottenere la fiducia e iniziare a lavorare, noi speriamo il prima possibile, a Tripoli. Certo, i libici per primi devono sapere che il tempo a loro disposizione non è infinito. Quanto alle ipotesi di raid condotte in questo caso dagli Stati Uniti, avendo informato o comunque coinvolto i paesi europei, segnatamente la Francia, il Regno Unito e l'Italia, direi che più che di scoop di giornali si parla di realtà. Questo è già avvenuto. Non più tardi di 15 giorni fa, come sapete, c'è stato un intervento contro il terrorismo, contro un gruppo di adepti di Daesh che, secondo le indagini dell'intelligence, erano tra i corresponsabili dell'attentato al Museo del Bardo a Tunisi, ed è un'azione della quale
non credo di svelare segreti di Stato, era informato il Presidente della Repubblica, eravamo informati noi ed erano informati gli inglesi. Quindi è naturale che tra partner, tra paesi alleati, queste informazioni ci siano. Quindi non vedo nessun tipo di novità, è un evento che si è già prodotto. Quello che secondo me è importante è avere una visione di lungo periodo sulla Libia, anche perché non dimentichiamolo mai, noi parliamo della Libia, ma la Libia è il punto di approdo di tensioni che sono molto forti in tutta l'area africana e in particolar modo in alcuni paesi in cui la leadership francese è presente ma è anche legata al passato. Quindi tutto il tema dell'Africa subsahariana, delle difficoltà e delle tensioni nell'Africa subsahariana, della crescita di fenomeni di estremismo nell'Africa subsahariana merita la nostra attenzione e il nostro sguardo preoccupato e vigile. Bon, l'enjeu c'est qu'il y a un... Ma la posta in gioco è il governo in Libia, perché il caos può andare a vantaggio soltanto dei terroristi. E dobbiamo fare di tutto perché, nonostante gli smacchi che abbiamo avuto da vari mesi, infine ci sia un governo insediato. Ho evocato poi quello che dovrebbe fare la comunità internazionale, quindi rispondere alle richieste di questo governo per la formazione dei suoi dirigenti, della sicurezza. Quindi immaginare che possiamo risolvere il problema della Siria, della Libia, pardon, con certe azioni che possono sì essere avviate, ma che non andranno a risolvere il problema globale. Io la vedo la minaccia del terrorismo, perché è dalla Libia che è partito questo comando per la Tunisia e vedo anche la minaccia per l'Africa subsahariana. Quindi noi dobbiamo agire in modo globale. E sulla Libia ci sono state troppe aspettative e non abbastanza pressioni. Potevamo pensare che da accordo a accordo ci sarebbe stato un governo, ma ancora non c'è, dobbiamo constatarlo. Abbiamo tanti rapporti con i vari protagonisti, alcuni paesi influenzano alcuni gruppi in Libia ed è per questo che faccio in modo, e anche Matteo Renzi dal canto suo, di cercare questi paesi che hanno un'influenza in Libia, che il pericolo è davvero grande e che è il loro interesse avere un governo che possa comprendere tutte le componenti. Valerie Nataffa, TF1. Volevo continuare sulla domanda del mio collega italiano e chiederle se bisogna aspettare la destabilizzazione totale della Tunisia per far qualcosa in Libia. Lei ha appena detto che un governo è sempre più urgente, però durante questo periodo la Tunisia giorno dopo giorno subisce degli attacchi letali e questo rischia di destabilizzare tutto il Mediterraneo. Ma noi aiutiamo già la Tunisia, perché la Tunisia è stata colpita. La Tunisia è stata colpita perché anch'essa è un simbolo del successo della primavera araba in un unico paese, la Tunisia, simbolo della transizione politica, della democrazia, del pluralismo e quindi abbiamo attuato a livello europeo e a livello anche di rapporti bilaterali un appoggio alla Tunisia anche in materia di difesa. Però è vero che la Tunisia è direttamente esposta rispetto al caos libico e non possiamo semplicemente aiutare la Tunisia a proteggere la sua frontiera, bisogna risolvere il problema in Libia, cioè la presenza di Daesh. Ci sono tanti combattenti tunisini che erano partiti verso i teatri di guerra in Siria e in Iraq che possono tornare e questo sarà un pericolo enorme ed è per questo che cooperiamo con le autorità tunisine per poterli seguire e eventualmente non farli nuocere.
Può sembrare un gesto piccolo, ma il primo paese estero che io ho visitato quando sono diventato presidente del Consiglio dei Ministri non è stato la Germania o il Regno Unito, non è stato neanche Parigi, non è stata neanche la Francia. Sono andato a trovare il mio amico François, nel secondo impegno estero, il primo è stato a Tunisi, proprio per evidenziare con grande forza il valore storico del Mediterraneo e in particolar modo il valore della Tunisia, prima e forse per alcuni aspetti anche unica realtà in cui la primavera araba ha prodotto una Costituzione nuova, una società civile che è stata insignita recentemente del premio Nobel per la pace e una comunità di giovani donne e di giovani uomini che hanno desiderio di costruire un luogo di pace. Ma lo ha detto con grande chiarezza François, la Tunisia è stata colpita, ferita più volte, ne è stata ferita l'economia a partire dal turismo e noi facciamo di tutto perché sostenendo la Tunisia si possa sostenere l'idea di un Mediterraneo, luogo di pace, luogo di dialogo, luogo di confronto. Forse se dovessi dirla tutta, direi che l'Europa negli anni passati ha guardato molto altrove e poco al Mediterraneo. Francia e Italia sono impegnate insieme in una direzione chiara, restituire centralità al Mediterraneo. La Tunisia è priorità assoluta, ma la Tunisia ha delle istituzioni democratiche che noi vogliamo sostenere ed appoggiare e devo dire che tra l'altro nella discussione bilaterale abbiamo evidenziato anche alcuni progetti di connessione energetica, segnatamente tra la Sicilia e la Tunisia, che vedono una cooperazione franco-italiana sia in ordine alla progettazione che all'attività di valorizzazione in sede europea. Dunque la Tunisia è in cima alla lista delle priorità della nostra relazione bilaterale, io spero anche dell'Europa. Vi segnalo che al vertice G7 di El Mao la Tunisia è stato uno dei paesi ospiti su richiesta francese e italiana. Last. Sì, Filippone, il Sole 24 Ore Radio Cor. Dunque volevo sapere, visto che per la Commissione Europea Italia, Francia, con Portogallo, Croazia e Bulgaria hanno squilibri macroeconomici eccessivi, questo rilievo è per voi due motivo di preoccupazione, in particolare per lei, Presidente Renzi, il fatto che ci chiedano dettagliate misure per rispondere ai target entro aprile, che ci chiedano un ambizioso piano di riforme, è una cosa che si aspettava oppure le suona strano? E per finire al Presidente Hollande volevo chiedere se nel settore delle telecomunicazioni, visto che si sta parlando di una fusione fra Orange e Telecom, se sarebbe auspicabile secondo lei la creazione di un campione europeo che veda Italia e Francia protagonisti delle telecomunicazioni. Grazie. Con una battuta sorrido perché diciamo che abbiamo indovinato quasi tutte le domande che ci aspettavamo e ero un po' preoccupato della mancanza della domanda sulla comunicazione, sui grandi soggetti francesi che si comprano i soggetti italiani, è arrivata anche questa, adesso possiamo rispondere e poi andare a cena tranquilli. Scherzi a parte, molto concretamente, noi siamo abituati al linguaggio dell'Unione Europea e delle sue istituzioni e consideriamo un valore che ci sia uno stimolo costante a fare sempre meglio in termini di riforme, in termini di riorganizzazione, in termini di diminuzione del debito per quello che riguarda l'Italia e di raggiungimento degli obiettivi. Pensiamo che il lavoro svolto in questi anni sia straordinario. E pensiamo che il linguaggio utilizzato dall'Unione Europea sia un linguaggio, in questo caso, assolutamente nella norma. Quindi se la domanda è, si aspettava qualcosa di diverso? Assolutamente no. Anzi, erano altri, in particolar modo commentatori, editorialisti, che sostenevano che l'Italia avrebbe avuto la necessità di una manovra correttiva. Per l'ennesima volta sono felice di poter smentire questi commentatori e questi pensatori autorevoli,
che si trovano costretti a fare i conti con una realtà, e cioè che i numeri che il ministro Padoan ha più volte spiegato a tutti voi sono i numeri reali. Poi naturalmente discutiamo dei cosiddetti squilibri più o meno eccessivi. Io credo che tutti i paesi abbiano degli squilibri rispetto agli obiettivi di Maastricht e alle regole che più o meno giustamente sono state introdotte dopo Maastricht, mi riferisco al fiscal compact e a tutte queste brillanti intuizioni votate, devo dire, da una stragrande maggioranza del Parlamento italiano, anche da parte di coloro i quali adesso se ne sono incomprensibilmente dimenticati. Però il dato di fatto è che l'Italia è in linea. Ci sono poi altri paesi, ci sono quelli che hanno squilibri sul deficit, quelli che l'hanno sul debito, quelli che l'hanno sul surplus commerciale, che sono tanti, o comunque sono tanti soldi quelli sugli squilibri eccessivi sul surplus commerciale. Potremmo fare una lunga serie di esempi. Il punto fondamentale è che fa bene l'Unione Europea a richiamarci, a darci obiettivi sempre più ambiziosi, ma l'Italia non avrà nessuna difficoltà nel mantenere gli obiettivi che si è data, perché quella fase in cui l'Italia non rispettava i propri compiti è finita. Allo stesso modo voglio dire che la parola flessibilità in Europa deve essere un valore per tutto, è un valore quando si interpretano le regole sull'immigrazione, quando si cerca di sostenere gli accordi con paesi diversi dall'Unione Europea, ed è anche un valore quando si parla di economia. In altri termini, la flessibilità non è il contrario delle regole, la flessibilità è il contrario della chiusura, il contrario dell'approccio tecnocratico, per cui la flessibilità è un dovere da parte dell'Unione Europea. E già che ci sono, dico che, e concludo, l'Italia è molto lieta di accogliere tutti gli imprenditori che hanno voglia di investire nel futuro dei business di questo Paese. È lieta e orgogliosa degli imprenditori che vanno all'estero ad acquistare società, ed è lieta e orgogliosa del fatto che vi siano degli imprenditori che considerano il mercato italiano interessante. Per tutti loro le regole sono le stesse, è finito il tempo in Italia del capitalismo di relazione, dei salotti buoni della finanza, degli amici degli amici che con le partecipazioni incrociate detengono presenze nell'editoria, nelle comunicazioni, nelle attività imprenditoriali tradizionali. Si apre una pagina nuova per questo Paese, dove la libertà dell'imprenditore di investire è fatta salva. Noi siamo ben felici se si creerà un polo che potrà valorizzare in particolar modo la cultura latina, la cultura franco-italiana, la cultura europea. Ma naturalmente lasciamo che sia il mercato a fare la propria parte e che siano coloro i quali hanno soldi da investire a farsi sentire. È finito il tempo in cui si investiva a parole e non con i soldi. Chi ha soldi, chi ha progetti, chi crea posti di lavoro, chi ha idee intriganti, sappia che l'Italia è il posto adatto per provare a sperimentare le proprie capacità di imprenditori e la propria voglia di futuro. Sì, con Matteo Renzi abbiamo parlato di quanto potremo fare o permettere sul piano industriale, perché esistono già delle partnership, ma l'idea è avere dei campioni a livello europeo e in particolare in alcuni settori del futuro. Penso alle energie rinnovabili, visto che la COP21 ci aprirà una serie di settori per i nostri investimenti, e penso all'industria navale, perché c'è questo sviluppo considerevole del trasporto marittimo e l'Italia e la Francia sono due potenze marittime e abbiamo
delle aziende d'eccellenza in questo campo e poi probabilmente anche nel campo della difesa ci possono essere delle concentrazioni tra aziende francesi e italiane per alleanze, partnership ed è vero anche per le telecomunicazioni se vogliamo avere un peso su questo mercato, se vogliamo avere la dimensione necessaria per andare avanti ci devono essere dei contatti, poi chi sarà azionista di maggioranza o minoritario, questo lo vedranno le aziende. L'importante è avere un peso, non c'è futuro per paesi come i nostri senza un'industria forte, il che poi va a nutrire dei contenuti, dei servizi e noi teniamo anche all'industria culturale. Grazie a quanto può offrirci come mezzi di cambio, ma anche per i contenuti di questa industria. Penso che la Francia e l'Italia abbiano delle specificità e abbiano delle partnership possibili volte verso l'eccellenza. Come ha detto Matteo, ecco, credo che non dobbiamo temere questi investimenti, non dobbiamo temere queste aziende che vengono. Se vogliamo essere in grado di essere i migliori, dobbiamo accettare di giocare con i migliori ed è quanto facciamo, credo, nel campo delle telecom tra aziende francesi e italiane. E infine, credo, per tornare alle questioni europee, la Francia fa quel che deve fare per ridurre il deficit, d'altronde anche più rapidamente di quanto non sia stato dichiarato, però ecco, dobbiamo correggere quanto altri hanno lasciato, debito, deficit, ma dobbiamo anche rafforzare le nostre economie, dobbiamo fare delle riforme, ne parlavamo prima, che devono essere agili e performanti per creare posti di lavoro e saranno gli investimenti, sarà l'innovazione che ci daranno queste possibilità. E se non facciamo delle scelte in materia di innovazione e di investimenti non avremo i migliori risultati in termini di crescita e di occupazione ed è questa alleanza, questa lega direi quasi che dobbiamo portare al successo e l'Italia e la Francia hanno una visione comune. Grazie.